nell'episodio precedente. Raggiungo Ston per vedere la Grande Muraglia croata, la seconda muraglia più grande d'Europa e la seconda al mondo dopo la Grande Muraglia cinese. Salgo su tante scale, ma quando punto il mio sguardo verso il basso vengo ricompensato da un panorama assurdo. Mi rimetto in viaggio e più avanti riesco ad accamparmi appena in tempo prima che scoppi un temporale. Buongiorno amici, oggi si arriva a Dubrovnik, andiamo. Ogni mattina quando inizio a pedalare sono sempre colto di sorpresa da tanta bellezza. Questa costa così frastagliata, sovrastata da alte montagne che precipitano su un mare pieno di isole. A volte mi chiedo se tutto questo è reale o solo un sogno. Una salitina del 15%. Pedalare su una salita così di prima mattina, meglio di no. Che spettacolo! Oggi il tempo non è dei migliori, sembra che tra poco piove. Alessandro, Luca e Orlando, il passaggio sul ponte di Dubrovnik lo dedico a voi. Davvero difficile per me trovare il termine adatto per descrivere queste mura. Lascio a voi sotto nei commenti l'arduo compito di trovare l'aggettivo giusto. La bicicletta l'ho imboscata qui, speriamo bene. Signori, Dubrovnik, andiamo a vedere. Mamma, quante scale.
Ed eccomi qui nuovamente a Dubrovnik, in questa splendida piazza, un gioiello. Comunque pieno, pieno, pieno di gente. Prezzi lasciamo perdere, infatti darò un'occhiata e proseguirò dritto. Leggo su Wikipedia che la città ha mantenuto lungamente la propria indipendenza, quanto un centro storico di particolare importanza storica e culturale che figura nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO e che le è valso il soprannome di Perla dell'Adriatico e nel mondo slavo di Atene Slava. Caduta Costantinopoli durante la Quarta Crociata, 1204, Ragusa passò sotto il dominio della Repubblica di Venezia, seppur con brevi interruzioni, fino al 1358. Toccato l'apice del suo sviluppo economico e sociale tra il XV e il XVI secolo, Ragusa ha notevolmente influenzato lo sviluppo della letteratura croata, diventando punto di riferimento di poeti, drammaturghi, pittori, matematici, fisici e di altri studiosi. Grazie alla sua secolare storia, che ha lasciato anche un'importante presenza architettonica e artistica, Ragusa è diventata una delle principali mete turistiche dell'Adriatico. Vero un casino. Assurdo, lo avevo detto? È praticamente impossibile fare qualche bella fotografia. Qua se uno vuole salire può fare il giro lungo le mura della città. Il prezzo più basso che ho trovato per fare il giro delle mura è 25 euro online. Adesso raggiungo la bicicletta e vado avanti. Ho capito, anch'io alla fine sono un turista, ma veramente quanta gente. La bici c'è ancora. Mi duole dirlo, Dubrovnik è una delle città più belle che io abbia mai visto, ma purtroppo le flotte di turisti che ogni giorno la prendono letteralmente d'assalto l'hanno resa, almeno per i miei gusti, molto stressante. Altra cosa, l'aumento dei prezzi. Il 1 gennaio 2023 la Croazia è entrata nell'area dell'euro. Mi chiedo se, abbandonando la cuna, ne hanno approfittato, un po' come è successo in Italia. E pensare che siamo ancora in bassa stagione. Ogni tanto mi faccio una camminatina.
andiamo al mercato a Sicolazzo. Piove. Piove, piove. Anche oggi ho trovato un camping giusto in tempo. Ecco qui. Tenda piazzata. Ecco dove sono. Per strada ho trovato due mega burette con formaggio. Vado a fare un giretto, vediamo cosa c'è qui. Sento un rumore, vediamo di che si tratta, sembra tipo una cascata. Questo cancello si può aprire. E dai! Eccola lì! Bene ragazzi, la giornata è finita nel migliore dei modi, ha smesso anche di piovere, io adesso mi vado a preparare qualcosa e domani, se tutto andrà bene, entrerò in Montenegro. Ciao!